Perché il servizio civile? Perché è un'esperienza bellissima che ti arricchisce sia personalmente che professionalmente, e poi io sono laureata in servizio sociale, quindi sarebbe stata una possibilità in più. Servire il proprio paese e la propria comunità accostandosi al mondo del lavoro per conoscere dal vivo i ritmi, le esigenze, le modalità operative dell'attività professionale che al termine del percorso di studi si andrà a svolgere. È il servizio civile che in Piemonte offre migliaia di opportunità di formazione e di attività in enti locali, ma anche in associazioni ed enti pubblici accreditati. Enti pubblici e giovani che hanno completato la prima fase della loro formazione si confrontano periodicamente per verificare la qualità di quella formazione e delle attività svolte. Nell'auditorium della sede di Corso Inghilterra, l'Ufficio Giovani e Servizio Civile della Città Metropolitana ha organizzato uno di questi incontri per capire i punti di forza del servizio civile e gli aspetti ancora da migliorare. Oggi siamo qui dopo lo scorso appuntamento, il precedente che è stato quello di ottobre in cui sono stati avviati i lavori, e oggi facciamo un primo punto di riflessione rispetto al termine della formazione generale che questi giovani hanno avuto. Io ribadisco, queste 134 possibilità che diamo col servizio civile a giovani momentaneamente disoccupati di formarsi all'interno degli enti sul nostro territorio con esperienze lavorative è preziosissima. Politicamente ritengo che dobbiamo sollecitare il potenziamento degli enti accreditati per usufruire della possibilità del servizio civile. L'obiettivo sarebbe quello di raddoppiare nel giro di un paio d'anni gli accrediti per dare possibilità a più giovani che ci chiedono di fare questa esperienza di un anno all'interno del servizio civile. È facile avere informazioni sul servizio civile per un giovane? Ma io personalmente ho ricevuto una lettera dal comune, quindi nel mio caso è stato facilissimo. Ci sono i siti della città metropolitana, ci sono i siti del servizio civile, è una cosa molto conosciuta e molto connessa. Lo consiglierei ai giovani perché, come ripeto, è una cosa che ti forma e ti permette di arrivare al mondo del lavoro preparato, anche se la situazione lavorativa è un po' precari al giorno d'oggi, e spero di poter comunque lavorare o nell'ambito scolastico, comunque in un ambiente inerente a quello che...